È passato quasi un millennio. Era il basso medioevo e gli ordini mendicanti si stavano diffondendo in tutta Europa. Tra le polverose vie del comune di Rimini, a metà del 200, un gruppo di frati francescani pose la prima pietra della chiesa di San Francesco. Quello ero io. I francescani mi crebbero come un bambino a cui non si fa mancare nulla. Non ero ancora grande e importante come oggi, eppure ben presto decisero di farmi uno splendido dono. Chiamarono Giotto, un rivoluzionario pittore italiano, per realizzare una croce dipinta e non immaginavano che questa, dopo secoli e guerre, sarebbe rimasta lì, sopra l'altare, più viva che mai. La mia storia era ancora all'inizio, quando nel 1311 avvenne una grande svolta. La famiglia Malatesta mi affidò le spoglie di Malatesta da Verrocchio, il famoso Massin Vecchio, cantato da Dante nell'Inferno. Quello fu il principio dell'indissolubile legame con i signori di Rimini. Poi sorse l'alba del Rinascimento, il cambiamento era alle porte. Infatti, a metà del 400, Isotta degli Atti, nobildonna riminese e allora amante del Signore di Rimini, ottenne dal Papa la concessione di decorare la Cappella degli Angeli. La giovane, infatti, desiderava farvi realizzare la propria sepoltura. L'ambizioso Sigismondo scelse quindi di far costruire la propria cappella funeraria al fianco di quella dell'amata, chiamando da Verona l'architetto Matteo De Passi. Era il 1447 e io ero già fiero della mia crescita e delle mie trasformazioni, ma il Malatesta aveva in serbo molto altro per me. Così chiamò a Rimini Leon Battista Alberti, architetto d'ingegno e valente umanista, perché si dedicasse al progetto. E due geniali artisti, Agostino da Duccio e il noto Piero della Francesca, per la decorazione. Era l'inizio di una nuova vita. Il progetto che Alberti realizzò era complesso e ardito. L'umanista desiderava per me un'immensa cupola ispirata a quella del Pantheon, uno dei più importanti edifici della Roma antica. Le due arcate frontali dovevano accogliere l'arca di Sigismondo e quella dei suoi antenati, la facciata innalzarsi al cielo. Tuttavia, tremendamente avverso fu il destino del mio signore, e l'audace progetto non vide mai una fine. Io, che per primo portavo il Rinascimento al di fuori del territorio fiorentino, rimasi un grande incompiuto. Eppure, nonostante questo, ancora oggi mi distinguo tra gli edifici più celebri della città. D'altronde, Alberti volle che una parte di loro vivesse in me. Volgete lo sguardo alla facciata e concentratevi sull'arcata centrale. Riuscite a intravedere l'arco d'Augusto in quelle proporzioni? Oppure sui fianchi? Guardate come la successione degli archi ricorda il ponte di Tiberio. Se fate attenzione, vi accorgerete che sul lato destro si trovano le arche sepolcrali dei più noti dignitari di corte di Sigismondo. Tra questi, Basinio da Parma, che con le sue opere rese immortale la fama del Malatesta, e Roberto Valturio che, ispirandosi alle gesta del suo signore, scrisse dell'arte e della guerra. Accanto a loro riposano anche le spoglie di un filosofo neoplatonico bizantino, Gemistoplettone. Fu proprio Sigismondo a portare a Rimini, dall'antica Sparta, le sue ossa come reliquie. Voleva che il suo tempio rendesse onore tanto a un uomo così grande quanto all'amata filosofia. Sapete, all'epoca suscitai uno scandalo. Si discuteva di me addirittura a Roma. Fu il papa di allora, Pio II, a definirmi pubblicamente un tempio di infedeli e adoratori di demoni, scomunicando a causa mia il signore di Rimini. E tanti, come lui, mi accusarono di essere un empio santuario. Non capivano che Sigismondo mi aveva voluto rendere, anche grazie ad opere d'arte ispirate al paganesimo, una visionaria manifestazione della filosofia neoplatonica. In una cappella, la chiamano oggi ancora Cappella dei Pianeti, il cielo ruota, evolvendosi secondo l'ordine dei segni zodiacali. Fra questi, il Cancro. La costellazione sotto cui Sigismondo nacque si colloca per primo.
Qui è scolpita sulla candida pietra d'Istria la prima raffigurazione di Rimini. Di stelle, di astri e cieli lontani, aveva scritto Basinio da Parma. Sì, proprio quel letterato sepolto in una delle mie arche. Dicono che anche quelle iscrizioni in greco antico, situate fuori sui due fianchi, siano frutto della sua cultura classica. Il greco è stato il mio sigillo. In un'altra cappella giocano e volteggiano tanti piccoli putti, così simili al cupido latino. Voi non sentite l'eco delle loro risate? Sapete, quando scende la sera, queste tacciono e sodono soltanto le sentenze delle sibille. Le muse, nel mentre, intonano sinfonie antiche. Furono ciechi coloro che non compresero la bellezza del mondo classico, per secoli dimenticato, che insieme a me rinasceva a Rimini. Furono ciechi coloro che accusarono Sigismondo di credersi superiore a Dio, condannandolo come eretico. Loro non lo videro mai entrare nel suo tempo, inginocchiarsi e pregare. Non sapevano che, mentre si dirigeva all'uscita, percorreva con il palmo della mano i mille rilievi di pietra che al suo tocco prendevano vita. Sigismondo, prima di andarsene, faceva il segno della croce, avvertendo in quell'istante la precarietà di tutto quello che possedeva. Eppure erano lì le sue iniziali, la S e la I, intrecciate al cospetto di Dio. Sapeva che, qualsiasi cosa fosse accaduta, le avrei custodite. Ero la promessa della sua immortalità. Eppure rischiai la morte. Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, iniziarono i bombardamenti in Italia. La sovrintendenza provvide a realizzare la mia protezione e, nel tentativo di salvare le preziose sculture, mi rivestì di sacchi di sabbia. Non riuscivo a respirare. Eppure tutto questo non fu abbastanza. Arrivarono le bombe e la loro violenza mi ferì nel profondo. Rimini, infatti, fu teatro di guerra dal novembre del 1943 al settembre del 1944. Bomba dopo bomba persi parti della mia storia, che se ne andarono come dissolte in un'ombra sconosciuta, sotto la cenere e le macerie del terrore. In un primo raid venne ferito il mio volto, la grande facciata che si inclinò in avanti. In un secondo venne danneggiata l'abside. Un ultimo bombardamento colpì la mia copertura, lasciandomi esposto al gelo delle notti d'inverno. Tutte le pareti interne e le volte delle cappelle vennero solcate da lesioni. Vissi così in un limbo dove il caos si alternava alla notte, le urla al silenzio, dove non esisteva né speranza né futuro. Credevo fosse la fine. All'indomani delle distruzioni belliche si aprì tra gli intellettuali un acceso dibattito sulla mia destinazione. Poi le acque si calmarono e fu presa con mia immensa gioia la decisione di ricostruirmi così come ero stato prima del conflitto. Grazie anche ai finanziamenti americani, innumerevoli artigiani si adoperarono per i lavori, avendo compreso il valore delle opere che celavo sotto le macerie polverose. Dovetti attendere fino al 1947 per vedere concluso il restauro. Mi rialzavo in piedi dopo secoli e guerre, in nome della mia promessa a Sigismondo. Lui è lì, nell'affresco, nelle cappelle, nelle statue e nei rilievi. Nei propositi, nel pensiero, nei disegni e nel progetto. In quella parete, sulla destra, all'entrata. Sigismondo riposa nel suo sonno eterno, lontano dagli sguardi di chi ogni giorno entra ed esce, talvolta meravigliato, talvolta indifferente. È lì quasi nascosto. Per quale motivo? Era ancora giovane e aveva alte aspirazioni. Gli eventi lo premiarono,
Presto ottenne il potere, governò saggiamente, si distinse tra i condottieri. Il nome di Malatesta riecheggiava nei palazzi, per le strade, nelle corti più potenti d'Italia. Il signore di Rimini era conosciuto e temuto ben oltre la Romagna. Ma un giorno il fato, quasi a punire la sua audacia, prese a perseguitarlo. Prima lo logorò con innumerevoli sconfitte, macchiandone il nome. Poi spinse gli uomini a diffidare di lui fino a ordire oscure trame per segnarne la fine. Rimase solo, abbandonato da tutti, ormai estraneo nella sua stessa corte. Per questo la sua tomba giace lì, modesta, spesso ignorata dagli occhi degli uomini. E quella stessa incompiutezza che segnò la vita del mio signore è la mia. Dopotutto, siamo due facce della stessa medaglia che rotea ai rintocchi del tempo.